Ciao ragazzi, buongiorno, sono Mariangela e sono una comunicatrice scientifica delle nuvole. In questi giorni passati in casa abbiamo sicuramente del tempo per fare dei piccoli esperimenti e l'esperimento che vi propongo oggi è quello di realizzare un indicatore di pH dal cavolo rosso. Il cavolo rosso è un ortaggio che deve la sua colorazione a una famiglia di pigmenti vegetali che sono le antocianine, responsabili del colore blu, violetto, rosso e magenta che troviamo appunto nel mondo vegetale. Beh, se prendiamo del cavolo rosso, lo tagliamo a pezzettini e lo facciamo bollire in acqua per una ventina di minuti, otteniamo un succo ricco di antocianine. Le antocianine contenute nel cavolo rosso sono degli ottimi indicatori di pH, cioè ci permettono di riconoscere una sostanza acida da una basica dal cambio di colore. In un ambiente acido, come può essere acqua e aceto, le antocianine virano verso il rosso. E quindi io posso riconoscere un ambiente acido proprio perché le antocianine cambiano colore e virano nel rosso. In un ambiente basico, come può essere acqua e bicarbonato, invece le antocianine assumono una colorazione che va nel blu-verde. Beh, a questo punto non vi resta che andare in giro per casa a cercare quali sono gli acidi e quali sono le basi. Ciao!